Allora, siamo con il presidente della Carifermo, Amedeo Grilli, per parlare di questo invito a Palazzo, Palazzo Matteucci, che apre le sue porte alle scuole, innanzitutto, perché diciamo che la vocazione della Cassa di Risparmio e Fermo verso il mondo della scuola è storica, ma anche a tutti coloro che vorranno conoscere meglio l'arte e la storia in questa giornata dedicata appunto alle banche e alle fondazioni. 7 ottobre, dunque, un appuntamento importante ancora una volta per la Cassa di Risparmio. È la sedicesima edizione di Invito a Palazzo e a Fermo, la Cassa di Risparmio di Fermo apre il palazzo di residenza che è Palazzo Matteucci, che si trova qui nel centro storico, per accogliere visitatori, persone che vogliono conoscere da vicino non solo i nostri uffici dove vive e ogni giorno pulsa l'attività della banca locale, ma con l'occasione si possono toccare con mano le raccolte d'arte della banca, ma soprattutto della fondazione. Perché le raccolte d'arte? Perché il bene culturale ha un valore preciso nell'impulso e nel sostegno del turismo e ha un valore socio-economico per sottolineare l'importanza di un territorio, che è il nostro territorio, dove la Cassa di Risparmio opera da 160 anni. Ecco, Presidente Grilli, la cultura e l'arte che assume un valore particolare ancora di più in quest'anno, proprio perché la Cassa di Risparmio di Fermo è in prima linea nel recupero del santuario dell'Ambro, danneggiato dal sisma e che rappresenta, come diceva lei, una risorsa non solo per il territorio, ma anche per la sua economia e in questo caso anche per tutto l'aspetto relativo alla fede. La banca locale svolge un ruolo preciso di impulso, sostegno, assistenza da vicino del territorio e dello sviluppo del territorio. Il bene culturale appartiene a questo tessuto sociale, ogni bene culturale, e quando è particolarmente bello svolge una funzione di attrazione e aumenta l'interesse verso un'area. L'epicentro del sisma, di cui tutti conosciamo gli effetti devastanti, è fortemente colpito per i danni alle strutture fisiche e non solo. Noi abbiamo voluto dare un segnale, abbiamo preso un bene culturale e a questo bene culturale gli abbiamo dato un valore simbolico per dire ripartiamo dall'epicentro. Noi vogliamo dimostrare che in tempi brevi si può ripartire dando fiducia a popolazioni colpite. Il nostro progetto coglierà il segno vero se oltre al recupero del santuario dell'Ambro, che è obiettivamente difficile, presenta proprio delle difficoltà anche da un punto di vista tecnico, per dislocazione, per tipo di danno, per tipologia edilizia, eccetera. Ma se noi riuscissimo a far passare il segnale che bisogna ripartire dall'epicentro, bisogna ripartire dalla montagna, quei territori non devono essere abbandonati. Se qualcun altro vuole seguire l'esempio o comunque affiancare noi non nella ristrutturazione del santuario dell'Ambro, perché non nel singolo intervento, ma in altri interventi nell'area con un forte valore simbolico, far capire che quell'area deve continuare a vivere. Quella è l'area dove è nata veramente la coscienza identitaria dell'Europa, il Rinascimento. Parte da questa parte centrale dell'Italia che si è irradiata in Europa e poi nel mondo, quest'area è ferita. Partiamo dall'area ferita. Curiamo le ferite perché si possono curare. Dimostriamo che si possono curare e insieme facciamo ripartire l'economia di un'area molto, molto importante.
Ecco, un'ultima domanda, come sempre l'invito a Palazzo si rivolge anche alle scuole, anche in questa edizione la mattinata appunto sarà riservata al mondo della scuola con prenotazione, quindi visite guidate. Ecco, come prosegue l'impegno della Cassa di Risparmio proprio nei confronti di quelle che sono le future generazioni, anche tramite questa occasione di conoscenza di una parte di storia del loro territorio? Ma di noi invitiamo le scuole, vengono già delle classi che hanno prenotato la visita, sono visite guidate e hanno l'opportunità di entrare nel palazzo storico dove vive, opera la banca locale che è nata 160 anni fa e partendo dalle fondazioni che poi muovono da un impianto romano che è parte del teatro, vedono la stratificazione medievale, vedono la stratificazione seicentesca, settecentesca, ottocentesca, fino agli ultimi lavori fatti nel palazzo e le opere testimoniano, le opere d'arte che sono conservate, testimoniano questo percorso storico. Percorso storico che dice: veniamo da lontano, la nostra storia è lunga, le nostre radici sono ben inserite in questo tessuto, in quest'area, con queste radici noi vogliamo costruire un futuro sempre più forte. Quest'anno in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo metterà a disposizione e renderà visibili per la prima volta alcuni pezzi della collezione Gli Affari Bazzi. Che cos'è la collezione Gli Affari Bazzi? La collezione Gli Affari Bazzi è una collezione di lastre in rame del secolo XVIII che sono state fatte qui a Fermo. Quindi nel 1700 qui a Fermo c'era una editoria fiorente, si stampavano sia stampe che incisioni a bulino, prima ancora erano addirittura xilografiche, e che una collezione di 53 lastre verrà esposta dalla fondazione e presentata.